La sola posizione Isco che non viene premiata per l'intervento di De Sciglio. Ora però Isco alle spalle di tutti, entra in area da sinistra e così mezzo Ronaldo rete. Oh, incredibile. Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio il Real Madrid dopo tre minuti di gioco. Uno dei numeri uno. Poi ancora un cross Ronaldo. No. Raddoppio di Ronaldo. Incredibile. Semplicemente fantasmagorico. Raddoppio di Ronaldo. Semplicemente fantasmagorico. Fino alla fine, non è solo un modo di dire, uno slogan, un coro da curva. Fino alla fine significa che solo tre fischi dell'arbitro ti possono riportare a casa, perché prima ci sono un sogno da inseguire, una maglia da onorare, dei tifosi da rispettare. Fino alla fine, allora, per non avere rimpianti, stanotte più che mai. Attenzione, la Juventus è davanti sul settore di destra. Chedira, il traversone, secondo palo, è solo Mandzukic! Ha segnato la Juventus! E sono passati esattamente un minuto e 20 secondi dall'inizio della partita. Attenzione, la Juventus è in vantaggio! La Juve in area di rigore, Higuain, il destro, Murato, pallone allontanato da Marcelo, eccola qui, è la Juventus. La Grascosta è più rapido di tutti, prova ad andarsene e se ne va sul centro di destra, il brasiliano entra in area, il cross in mezzo, che non dava, sporta vuota, due volte che non dava, sulla confusione ravvicinata di Gonzalo Higuain, brividi, al Santiago Bernabeu, la Juventus sta mettendo a ferro e fuoco la difesa di Zinedine Zidane, Juventus che sta letteralmente dominando. La conclusione da parte di Bale, il miracolo del numero uno dei numeri uno, di Gianluigi Buffon. Mandzukic, 37esimo, è arrivato il raddoppio, è arrivato il gol del croato, la Juventus è in partita, fino alla fine si gioca la qualificazione alla semifinale della Coppa dei Campioni e Real Madrid è là che guarda. Fischi di paura del Santiago Bernabeu perché c'è De Gea scosso in possesso di palla, attraversone in mezzo per Matuidi, perde palla, rete, ha segnato la Juventus! È tutto pari, è tutto pari, la Juventus ha raggiunto il Real dopo la topica di Keylor Navas che era andato a anticipare Matuidi, poi ha perso il pallone praticamente sulla linea di porta e il 14 ex del Paris Saint Germain l'ha spinta oltre la linea fatidica del gol e ha trovato la rete del 3-0 ed ora è tutto pari. Attenzione, pallone che viene, calcio di rigore per il Real Madrid. Ma non è possibile, al novantesimo non è possibile. Ma come si può dare un rigore? Ma non è possibile. Lezione di calcio durissima al Real Madrid.